Prima di procedere alla realizzazione del make-up correttivo, si esegue un'accurata analisi del viso. La nostra modella presenta queste caratteristiche: forma del viso tonda, forma dell'occhio infossata, tipo di pelle normale tendente al misto, fototipo chiaro, tipo di make-up che verrà realizzato. Colore giallo e arancio per correggere la zona orbicolare. Chiaro scuro per verticalizzare il viso. Si eseguirà una pulizia del viso, l'applicazione di una crema idratante e si procederà all'applicazione del fondotinta e all'esecuzione del make-up. Applicherò un contorno occhi per facilitare non soltanto l'applicazione del mio correttore epiteliale, ma andiamo a dare anche idratazione sulla zona orbicolare, tamburellando. Una volta applicato il nostro contorno occhi, la nostra crema riequilibrante, andiamo appunto ad applicare il nostro correttore epiteliale. Prima del correttore andiamo ad applicare il nostro uplifting fluid, quindi il nostro primer, la nostra base pretocco. Vado proprio a fissarlo tamponando leggermente. Il nostro uplifting fluid contiene una sostanza derivata dalla seta, per cui non soltanto aderisce e idrata, ma fissa anche il make-up. Il correttore epiteliale lo andrò ad applicare a panneggiatura. Che cosa significa? Che io andrò a realizzarmi una V che parte dall'angolo interno dell'occhio fino ad arrivare alla mia tempia, che poi mi diventerà una doppia V, dove all'interno di questa mia V andrò a uniformare tutto il colore, per cui uniformando l'ombreggiatura del fototipo creato. Così eviterò di creare l'effetto panda. Quindi tutta questa zona deve essere uniforme. Nella zona orbicolare non andrò a stendere il prodotto, ma a picchiettare in modo tale che il prodotto stesso non andrà a incanalarsi nelle rughette di espressione. La scaldo anche con dell'arancione, quindi con l'albicocca, perché abbiamo detto che abbiamo anche un'ombreggiatura tendente al bluastro. Ecco, correttore e o fondotinta, mai applicarlo sulla palpebra, perché appesantisce il make-up. Una volta applicato il nostro correttore epiteliale, andiamo con la scelta del fondotinta. Il fondotinta lo posso applicare sia con la spugnetta in umidità nell'acqua che con il pennello specifico del fondotinta, che è il 104. Sempre con movimenti espulsivi. Fondotinta, mai applicarlo sulla zona orbicolare dove sono andato ad applicare precedentemente il correttore epiteliale. Viso, collo e anche orecchie. Una volta applicato il nostro fondotinta, passiamo alla tecnica chiaroscurale. Quindi abbiamo detto, evidenziamo i chiari, quindi i punti luce con il correttore epiteliale 105 e i punti in ombra con il correttore epiteliale 106. Andiamo a posizionarlo dove nasce l'osso zigomatico. Sfumerò fino alla fine dell'angolo esterno del mio occhio. Pennello sempre piatto, mai di punta, sia per quanto riguarda i pennelli di setola sintetica che quelli di setola naturale, perché a lungo andare crea i punti neri e ostruisce i pori della nostra pelle. Dopodiché andiamo a sfumare il tutto. Andiamo a fissare il tutto con un prodotto in polvere, ovvero con una cipria. Nel suo caso andrò a utilizzare una cipria che contiene una leggera pigmentazione aranciata, per cui vado sempre con un apricot, l'albicocca, non soltanto per scaldarle un po' il suo incarnato, ma per andare appunto a neutralizzare le ombreggiature bluastre. Scaldo il mio piumino,
quindi posso sia utilizzarla con il piumino oppure con il pennello specifico. Il movimento a 3, come vi dicevo, che poi diventa un 8. Sulla palpebra andrò ad applicare la cipria. Mi applico un po' di più nella zona orbicolare. Perché? Perché quando andrò a realizzare il trucco degli occhi, il colore, quindi la pigmentazione, soprattutto su un colore forte e presente, come può essere un blu, un viola, un marrone, un nero, perderà sempre. Su di lei andrò a realizzare un trucco in armonia. Che cosa significa? Trucco in armonia significa che io rispetto il colore naturale dell'iride del suo occhio. Ora passiamo al trucco dell'occhio. Allora, in questo caso abbiamo detto che, avendo un viso tondo, su un viso tondo la forma del sopracciglio sarà, può essere anche abbastanza presente, geometrico. Per cui la classica ala di gabbiano ci può stare, per cui noi andiamo ad alzare il suo apice. Qui abbiamo constatato che ha un occhio infossato significa che è più evidente la fissa rispetto alla mobile, per cui io vado a tirare fuori la mia mobile bagnando il prodotto. Però rimane di più anche durante l'arco della giornata, perché l'acqua evaporando asciuga, fissa il prodotto e fa sì che non si creano quelle rughette di prodotto in eccesso appunto durante l'arco della giornata. Prendo un cotton fioc ad occhio aperto, guardo di fronte, sfumo, quindi vado a uniformare bene il tutto, evidenziare quindi la mia palpebra fissa. Quindi inizio a dare tridimensionalità, profondità al mio sguardo. Per cui andiamo ad alzare leggermente l'apice, prendo la mia matita 101 occhi, quindi la second skin, e vado a evidenziare non soltanto il mio sopracciglio ma anche il punto luce, e vado sempre a sfumare. Vedete come cambia già lo sguardo, già vi si alza l'occhio. Perfetto, adesso andiamo a realizzare l'infracigliare con una matita morbida, quindi tra l'attaccatura del pelo e della pelle stessa. E adesso vado a sfumargli il mio infracigliare con il pennello diagonale che abbiamo visto stamattina, ovvero il 114. Li vado a prendere il mio ombretto 106 e vado ad applicarmelo all'angolo esterno. Vado a unire anche il mio infracigliare inferiore, qua in su. E ora tinto del nero, quindi con il 102 sempre asciutto, creo tridimensionalità solo all'angolo esterno dell'occhio, sempre ad occhio aperto. E adesso inizio ad andare a sfumare il tutto, sempre con il mio cotton fioc, così non soltanto andrò a levare il prodotto in eccesso, ma anche renderò il tutto molto naturale. Sempre ad occhio aperto, guardo di fronte, vedete che perde il colore. Io poi, con un semplice gesto, vado a pulire e non è più macchiata, avendo applicato la cipria. Applicherò una matita chiara. Adesso vediamo. L'altra parte. Ok. Adesso vediamo. Vado con un volumizzante, quindi il Fabulous Volume. Questo
questo è il pennello di cui vi parlavo stamattina, il flat, quello orizzontale. Cosa faccio? Vado a dare un effetto ancora più allungato al mio occhio. Quindi prendo del correttore 105 con il mio pennello, guardo di fronte, faccio guardare di fronte, così diventerà molto più precisa la vostra sfumatura. Bocca. Sempre con una matita morbida. Quindi abbiamo detto che mi vado a definire i miei 7 punti, giusto? Adesso vado a sfumarmi il tutto, perché la matita deve essere ben sfumata. In questo caso si direi utilizzato un rosato per stare appunto in armonia. Dopodiché con la mia matita 101 vado a definirmi il mio contorno. Punto luce, ombretto chiaro, asciutto, centro del labbro inferiore, sfumo, ricontrollo. E voilà. Bene, finito il nostro